scuola, ma il prof non è ancora arrivato. Oh, sta arrivando. Giorno. Giorno. Ciao. Amo. Ammi, amo. Ti ho portato due popcorn. I popcorn? Grazie, ma perché? Per gossipologia. Insegna gossipologia? Gossipologia? E cosa insegnerebbe? I gossip? Sì. Come sì? In che senso? Oh ragazzi, ho già capito qual è la mia materia preferita. Beh, allora iniziamo a gossipare. Amo, cioè, prof. Sì, allora, io adesso ti farò delle domande di gossip sui social e tu mi devi rispondere correttamente. Frequenti i social? Certo. Ok, allora, lo sai che Anastasia Pazzesca si è lasciata con il fidanzato? Sì, lo so questo, lo so. Anastasia Pazzesca si è lasciata ed è già di nuovo fidanzata. Okay. Bene, sei molto informato sui social. Bene, continuiamo che quasi quasi mi sto divertendo. Quasi quasi. Beh, perché siamo comunque a scuola, però sicuramente meglio della precedente lezione di storia. Senti, ma è vero che Aurora Baruto e Mura si sono fidanzati? No. No, anch'io ho sentito questa notizia, ma i due creator hanno detto che non sono fidanzati. Giusto, brava Mu. Forse questa è l'unica lezione dove posso prendere 10. Vedremo. Scusa un attimo. Pronto? Uè, caro. Sì. No. Non ci credo. No, dimmi subito questo scritto. No, io devo essere sempre il primo a saperlo. Veramente. Ma dai. Che sta succedendo? No, ok. Va bene. Quando hai degli scoop chiamami subito, eh. Grazie. Ciao. Cioè, non sai cosa è successo. Che è successo? Puccio ha mandato una frecciatina ad Alice Perego. Davvero? Sì, sì. Non lo sapevo perché è appena successo, però non vale come voto in meno. Vabbè, vediamo. Prof, ma chi è che lo aggiorna sui gossip dei social? È Webbo. Webbo? Tu lo conosci? Sai cos'è Webbo? Sì, so cos'è Webbo. Webbo è un sito web dove vengono pubblicate notizie sugli influencer. Influencer? E che hanno l'influenza? Va bene. Ma almeno ho risposto giusto? Sì, hai risposto giusto, ma lo sai che per avere almeno la sufficienza bisogna iscriversi al canale di Ale008 Shan? È vero, ragazzi, per avere una sufficienza bisogna iscriversi al canale di Ale008 Channel. È scientificamente provato. Prof, ma ha visto che Alberto Tozzi e Jenny Serpi si sono baciati? Sì, era proprio la domanda che ti stavo per fare. Ah, davvero? Ah, è comunque un voto in più, giusto? Ovvio. Ah. Ok, visto che sei molto preparato e vuoi un voto alto, adesso ti faccio qualche domanda un po' più difficile. Una domanda più difficile? Spero di non sbagliarla, così posso prendere 10. Mi sai dire il giorno esatto in cui ha partorito Robercia? Robercia? Oh mio Dio, questo è davvero difficile. Il giorno esatto in cui ha partorito? Sì. Se non erro, il 17 luglio? No, per un giorno hai sbagliato. Come? Il 18. Il 18 luglio, per un giorno. Ora non posso più prendere 10. Ah. Vabbè, dai. È solo un giorno, questo errore non lo considero, però non devi sbagliare più, eh. Meno male. Prof, sono sicuro che mi sta per fare questa domanda e quindi la voglio anticipare. Proviamo. Ha sentito del litigio tra Cara e Regina? No, perché si sono litigati. Esatto. E Webbo non me l'ha detto. E allora ti metto 11. Ci sta, poiché è successo da qualche giorno. Ma io sono professore di gossip, lo devo sapere.
Se l'è perso. Adesso faccio i calcoli per vedere che voto ti devo mettere. Ok ragazzi, ne approfitto che il prof sta facendo i calcoli per vedere che voto deve mettermi, per ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto e per non perdervi i prossimi episodi attivate la campanellina e se questo video vi sta piacendo lasciate like. Ok, è uscito il voto. Oh, bravo. Sono quasi riuscito. 10 meno, perché hai sbagliato quella domanda. Perché ho sbagliato di un giorno la data? Sì. Vabbè, dai, solo di un giorno. Potrebbe togliere il meno e mettermi 10. Però aspetta, hai sbagliato solo di un giorno. Però tu avevi anche una notizia che io non avevo. Esatto. E quindi avevi una notizia in più al tuo professore. Certo. 10 lode. Oh, che bello, ragazzi. Il mio primo 10. Ah. Oh, è suonata la campanellina, giusto in tempo. Alla prossima lezione. Ciao prof. Il mio primo 10. Bene ragazzi, è finito anche il secondo giorno di scuola. Ho preso 10, ho gossipato. E noi ci vediamo domani con il terzo giorno di scuola. Ma nel frattempo il divertimento non finisce qua, perché qua appariranno nuovi video da guardare. Ciao.